Competenze per la finanza e l'economia locale, un podcast della scuola IFEL. Perché in questo periodo non facciamo altro che parlare di sostenibilità? Sono Annalisa Gramigna e questo è il podcast di IFEL Competenze per la finanza e l'economia locale, dove oggi introduciamo il tema dell'economia sostenibile. A novembre 2019, 11.000 scienziati di 153 paesi del mondo pubblicano una lettera aperta per avvertire l'umanità che la crisi climatica non è più solo un rischio, ma è una realtà che sta minacciando gli ecosistemi e il futuro stesso dell'umanità. Questa lettera esce a 40 anni esatti dalla prima conferenza mondiale sul clima e in questi 40 anni i governi hanno chiuso vari accordi, dandosi obiettivi sfidanti per la riduzione delle emissioni, per contenere l'inquinamento e per limitare l'impatto dei consumi umani sulla Terra. Ma gli scienziati nel 2019 ci hanno confermato che siamo in pericolo e ci hanno ricordato che la crisi climatica è strettamente legata ad un consumo eccessivo che dipende strettamente dallo stile di vita che abbiamo noi dei paesi più ricchi del mondo. Poi è arrivato il Covid e subito dopo una guerra non prevista, a mettere in luce come cartine di tornasole che non ci sono scorciatoie. L'emergenza climatica, l'inuguaglianza sociale, il disorientamento culturale sono temi troppo importanti per affrontarli con facili ricette e soluzioni già note. Ma c'è ancora speranza, ha detto il segretario generale dell'ONU, perché sappiamo cosa dobbiamo fare. Mettere fine alla guerra disastrosa e senza senso, ora. Scatenare una rivoluzione per l'energia rinnovabile, ora. Investire nelle persone e costruire un nuovo contratto sociale, ora. Cosa c'entrano i comuni italiani con la sostenibilità? La sostenibilità presuppone un nuovo modello di sviluppo che metta in primo piano il benessere diffuso delle persone e dell'ambiente. Il quadro di riferimento che il mondo si è dato per impegnarsi nella direzione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica è l'Agenda 2030 dell'ONU. Settori dello sviluppo sostenibile che fino a pochi anni fa erano percepiti come distanti, come l'ambiente e la malnutrizione o le tecnologie e la presenza di istituzioni solide, ora sono riuniti all'interno di uno stesso quadro, dove i collegamenti tra le dimensioni della sostenibilità sono palesi. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 hanno un fortissimo impatto sui territori e per questo i governi locali hanno un ruolo fondamentale sia per la salvaguardia che per l'abilitazione delle proprie comunità, per definire insieme nuove possibili soluzioni. La complessità dei cambiamenti che ci troviamo ad affrontare richiede senz'altro nuove forme di collaborazione tra le istituzioni e la partecipazione responsabile di cittadini e attori chiave locali e nazionali. Quali competenze servono per l'economia sostenibile? C'è un presupposto da cui partire. Un cambio di paradigma come quello imposto dall'attuale situazione non può essere affrontato con facili ricette. Vanno rafforzate competenze e skills che i dipendenti pubblici già possiedono e altre competenze, invece, vanno inserite ex novo. Tra quelle già presenti è importante che la capacità di affrontare la complessità, che i dipendenti pubblici già mettono in atto quotidianamente, si orienti meno all'attuazione e più alla sperimentazione, creando progetti multidimensionali che integrino diversi settori di policy e utilizzando metodi di lavoro nuovi, sempre più orientati all'idea di un'amministrazione condivisa. La capacità di dialogo e di confronto tra istituzioni, insieme all'apertura di processi negoziali e di confronto con le associazioni, le imprese, con i cittadini, con i vari centri di ricerca, con le università, può favorire l'ideazione di vie nuove e soluzioni ancora inedite. Servono però anche nuove competenze, a partire da quelle legate all'uso del digitale, perché può diventare prezioso raccogliere e analizzare big data per favorire l'analisi e la programmazione strategica dello sviluppo sostenibile,
Oppure introdurre l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e machine learning per facilitare il lavoro di funzionari e migliorare la qualità di vita dei cittadini. O ancora possono essere utili la realtà virtuale, la realtà aumentata per tante applicazioni che sono oggi magari ancora inimmaginabili. E non è fantascienza, è quello che ci richiede il nostro presente, ora. A partire da settembre la scuola IFEL comincerà a lavorare per lo sviluppo di un nuovo sistema di competenze a vantaggio dello sviluppo sostenibile dei nostri territori. A presto, risentirci.